Siete ancora qui? Non ci posso credere. È passato di tempo, di film e di fumetti. Veramente volete ancora sentirmi parlare di cinecomics? Beh, vi svelo un segreto di Pulcinella. Piace anche a me. E dopotutto sto cercando di fare un discorso storico che tenga conto dei cambiamenti del costume, delle aspettative del pubblico. E la meta, per quanto si cominci a intravedere all'orizzonte, non è stata ancora raggiunta. Mettiamoci comodi allora, perché c'è ancora tanto da dire su quella che ho scelto di chiamare età contemporanea. Ci siamo detti che questa nuova fase inizia nel 2010, caratterizzata dal matrimonio commerciale tra Disney e Marvel e dall'avvento di un fenomeno che tanti lettori di fumetti attendevano come la seconda venuta di Cristo. L'universo cinematografico condiviso, abitato dai supereroi della Casa delle Meraviglie. La DC Comics, i cui diritti al cinema erano gestiti dalle produzioni Warner, si era sforzata di bruciare le tappe e rincorrere l'azienda concorrente sul suo stesso territorio, con esiti non altrettanto riusciti. La Marvel, dal canto suo, navigava a gonfie vele, magari con qualche inciampo, e se con The Avengers, nel 2012, aveva completato il raduno di tutti quei personaggi presentati in un unico contesto narrativo, adesso si preparava a piantare la sua bandiera nel terreno di un'ulteriore provincia, la televisione. Un territorio ancora da esplorare, almeno per quanto riguardava il nuovo modo di concepire gli eroi in costume in live action. La DC, con le serie presentate sul canale CW, aveva trovato in TV un'oasi in cui prosperare e rifarsi in parte dei passi falsi fatti in sala. Per la Marvel, nella sua forma contemporanea, era una sfida ancora aperta. I suoi personaggi, già così amati sul grande schermo, come si sarebbero comportati nello spazio più ristretto di quello domestico? Una possibile risposta arrivò nel 2013 con Agents of S.H.I.E.L.D., anzi, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. con il genitivo sassone bene in vista a ricordare che si danzava con la stessa dama o cavaliere con cui avevamo iniziato a flirtare in sala. La serie, neanche a dirlo, era basata sulle imprese dell'agenzia segreta S.H.I.E.L.D., vera artefice dell'alleanza tra i principali supereroi, e riportava in vita un personaggio appena deceduto al cinema, l'agente Phil Coulson, interpretato dall'attore Clark Gregg, sacrificato proprio in The Avengers per ispirare gli eroi più potenti del mondo a unire definitivamente le forze. Va specificato che Agents of S.H.I.E.L.D. non era una serie tratta da un fumetto in particolare. Quello che in teoria avrebbe potuto essere il suo parente più prossimo era forse Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., albo pubblicato dalla Marvel tra il 1968 e il 1971, il cui protagonista era la superspia Nick Fury e che già aveva avuto un adattamento televisivo povero nel 1998, quello con David Hasselhoff nel ruolo del colonnello con la benda sull'occhio. Stavolta le cose erano un tantino diverse. Fury, già nei fumetti più recenti, si era rinnovato, era diventato afroamericano con le sembianze di Samuel L. Jackson e si era imposto al cinema con il volto dell'attore che aveva ispirato la sua nuova incarnazione. Ma soprattutto, nella serie televisiva del 2013, la presenza di Nick Fury non era prevista. Gli intricati intrighi spionistici e la fantascienza ultra pop disegnata da Jim Steranko alla fine degli anni 60 non trovava spazio in questa prima escursione televisiva marvelliana. No, Agents of S.H.I.E.L.D. era tutta un'altra musica. La sua funzione era quella di portare la Marvel del nuovo secolo sul piccolo schermo secondo un canone rinnovato, con personaggi in parte creati ad hoc, come lo stesso agente Coulson, che presto avrebbe debuttato anche sulle pagine dei fumetti, e altri attinti dalle retrovie. Spunti, eroi e avversari rimasti fino a quel momento esclusi dalle produzioni destinate al cinema. Ideata da Josh Whedon, artefice del cinematografico The Avengers, prodotto da Marvel Television e ABC Studios,
Agents of S.H.I.E.L.D. sarebbe durato la bellezza di 7 stagioni, mica pizza e fichi, inanellando una carrellata di malvagi pittoreschi e qualche eroe. Qualcuno già visto altrove, ma in una versione differente. Superpoteri a profusione, mostri, demoni e la sottotrama, in teoria importantissima, del popolo segreto degli inumani. Quello che il pubblico desiderava di più, però, sarebbe rimasto solo un sogno. Vedere interagire sul piccolo schermo gli eroi di prima classe è una vera compattezza con gli eventi narrati al cinema. Cosa che non avvenne, eccetto qualche riferimento molto vago. Certo, un paio di camei ogni tanto si potevano concedere, ma niente di più. E niente divi di cartello. La missione degli agenti dello S.H.I.E.L.D. era quella di battere cassa in televisione e inaugurare una lore personale, rimanendo quanto più possibile indipendenti dalla serie di film usciti in sala. Un vecchio cabarettista italiano che ci piace ricordare avrebbe detto che la Marvel cinematografica e quella televisiva erano separate in casa. Progetto gemello era la serie televisiva Agent Carter del 2015. Pardon, Marvel's Agent Carter, non fosse mai che ci dimenticassimo chi era il capo. Serial che riprendeva un cortometraggio omonimo, spin-off del primo Capitan America cinematografico, uscito per il mercato home video nel 2013. Agent Carter confermava per molti versi la ricetta di Agents of S.H.I.E.L.D. Nessuna parentela diretta con i fumetti, ma la funzione di note a margine all'affresco visto al cinema. Nello specifico, le avventure di Peggy Carter, sempre l'attrice Hayley Atwell, erano di fatto un prequel, essendo ambientate subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e si proponevano di narrare le vicende di una donna d'azione in una società profondamente sessista in cui stanno emergendo nuovi incredibili fenomeni. Dominic Cooper, tornato nel ruolo di Howard Stark, imprenditore, scienziato, fondatore dello S.H.I.E.L.D. e futuro padre di Iron Man, contribuiva a dare senso a una serie dal sapore volutamente vintage, il cui scopo era il gioco di anticipare, in sottotesto, l'arrivo di future icone marvelliane. 2 stagioni, in questo caso, che si fanno ricordare con piacere e che si tenevano lontane dall'ingarbugliata matassa che si andava tessendo al cinema. Tutto sommato, quindi, per la Marvel in TV non stava andando tanto male. Dopo la TV, dopo lo streaming, torniamo a sederci in sala. Ma prima facciamo qualche passo indietro, in modo da procedere con maggiore consapevolezza. I cinefumetti, abbiamo visto, a volte hanno origini contorte. Sono chimere, ibridi di 2 linguaggi diversi, ma comunque strettamente imparentati e legati da un cordone ombelicale molto resistente. Nel 2005, il regista Walter Hill aveva realizzato una director's cut di un film che sono in tanti a definire il suo capolavoro. The Warriors, uscito per la prima volta da noi in Italia nel 1979 con il titolo I Guerrieri della Notte. Vi ricordate? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! La director's cut del film di Walter Hill non presentava delle differenze particolari rispetto alla versione originale. Proponeva però una nuova confezione generale e introduceva degli elementi estetici che si rifacevano dichiaratamente ai fumetti. Il film, tratto molto liberamente dal romanzo di Sol Yurik, che a sua volta si ispirava all'Anabasi di Senofonte, raccontava le peripezie di una gang metropolitana incolpata ingiustamente della morte di un leader carismatico mentre tenta di raggiungere il proprio territorio ed è braccata da tutte le altre bande criminali di New York. La versione uscita nel 2005 inizia in modo diverso. Vediamo scorrere sullo schermo una pergamena illustrata, mentre la voce fuoricampo ci parla della battaglia di Cunaxia del 401 a.C. e della marcia di un drappello di soldati greci isolati nel bel mezzo dell'impero persiano.
L'avventura dei Warriors, moderni guerrieri in fuga da un'orda di nemici incazzati, è introdotta per mezzo di immagini da comic book e i vari capitoli del film sono intervallati da scene in versione cartoon, qualcuna impostata come una griglia fumettistica dove i volti degli attori si trasformano in disegni e in cui appaiono delle didascalie. Si racconta che quest'idea ronzasse nella testa del regista Walter Hill sin dal 1979, quando stava girando il film, e che volesse ingaggiare niente popò di meno che Orson Welles per fargli fare da voce narrante nel prologo. La Paramount, però, non era esattamente entusiasta di queste scelte. Scene con i fumetti, ma che schifo! Inoltre, pare che gli studi cinematografici in questione e Orson Welles non si guardassero con tanta simpatia, anzi, si ringhiassero pure un po' contro a causa di dissapori precedenti. Quindi scordatelo, Walter, niente fumetti e niente Welles, bocciato! Questo almeno fino al 2005, quando il regista, rinunciando alla voce del maestro Welles, che ormai non c'era più, decise di rimettere mano al vecchio progetto e di introdurre la sua prima idea estetica. I fans di The Warriors di vecchia data non fecero salti di gioia. Si era andati a modificare un classico, per quanto a farlo fosse stato il suo stesso regista, e tanti affermarono di preferire la versione originale. Walter Hill, però, continuava a subire il fascino dei fumetti, perché nel 2016 ne combinò un'altra. The Assignment, in Italia diventato Nemesi, prende spunto da una bozza di sceneggiatura scritta nel lontano 1978 da Dennis Hamill e molti anni dopo rimaneggiata da Walter Hill in collaborazione con il co-sceneggiatore Alexis Nolent, che in arte si firma Mads, per realizzare una miniserie a fumetti disegnata da Jeff, Jean, François, Martinez, che fu pubblicata inizialmente in Francia con il titolo Corpse et Âme. Corpo e anima, come la canzone di Wes Dorighezzi, ma senza gli articoli indeterminativi, che sarebbe arrivata negli Stati Uniti solo dopo l'uscita del film nel 2016. In The Assignment, Walter Hill realizza un approccio molto simile a quello utilizzato per la Director's Cut di The Warriors, una scansione fumettistica dei singoli capitoli della storia che tra una scena e l'altra fa frizzare gli attori e li scolpisce in forme da fumetto. Un fumetto stavolta preesistente, di cui Hill era lo sceneggiatore, trasferito sullo schermo per realizzare uno sconcertante action movie fieramente di serie B. Eccentrico, insolito, sebbene alcuni aspetti della trama ricordino inevitabilmente La piel che abito di Pedro Almodóvar e il romanzo da cui è tratto, Tarantola, di Thierry Jonquet. Frank Kitchen è un killer privo di scrupoli che un giorno uccide su commissione il fratello di una spregiudicata chirurga estetica a capo di una clinica clandestina specializzata nella riassegnazione di genere. La scienziata pazza lo fa rapire e lo sottopone a un intervento che lo trasforma in una bellissima donna. La sua agenda non è una semplice vendetta, ma anche un perverso esperimento psicologico in cui Frank, adesso intrappolato in un corpo femminile che non ha scelto di avere, è invitato a cambiare vita, sperimentare un diverso punto di vista e forse riscattarsi dai suoi delitti. The Assignment di Walter Hill è uno stranissimo noir dai sottotesti queer che emergono lungo tutto il film. Michelle Rodriguez, nei panni sia maschili che femminili di Frank, è una creatura furiosa e confusa, mai doma per quanto in bilico tra la sua indole di macho assassino e la nuova identità cui è costretta ad adattarsi. La stessa Sigourney Weaver, nel ruolo della dottoressa, appare come una figura androgina, spesso in abiti maschili con tanto di cravatta e capelli impomatati. La ragazza di Frank, che porta avanti una relazione sessuale anche con il suo nuovo corpo femminile, risponde al nome di Johnny, al maschile, e presenta tratti ambigui a sua volta. Insomma, The Assignment porta in scena una vertiginosa confusione di ruoli in una storia dove non ci sono personaggi buoni, ma solo la possibilità, non sempre entusiasmante, di trasformarsi in qualcos'altro. Wilson,
uscito nel 2017, è il terzo film, dopo Ghost World e Art School Confidential, che il fumettista Daniel Klaus adatta da una sua opera. Con una differenza, però. Ghost World era nato come serie pubblicata a episodi su una rivista ed era stata raccolta in volume solo in un momento successivo. Wilson, invece, nasce direttamente come libro. Per quanto conservi la struttura molto particolare a cui Klaus ha abituato i suoi lettori, la narrazione frammentata, cioè brevi capitoli che descrivono eventi fulminanti, piccole storie che sembrano seguire la ricetta sintetica delle strisce, ma che in realtà, messe insieme, si rivelano tessere di un mosaico che, osservato in blocco, danno origine a un vero e proprio romanzo. Wilson è la storia di una solitudine, manifestata da un carattere borderline che si esprime in maniera acida e provocatoria, ma che in realtà chiede solo di essere accolta. Wilson è un uomo di mezza età che vive solo con la sua cagnetta da quando la moglie Pippi, nel film interpretata dall'attrice Laura Dern, ha abortito il figlio che aspettava da lui ed è sparita senza più dare notizie di sé. Dopo la morte del vecchio padre, Wilson, rimasto solo, decide di mettersi alla ricerca della sua ex compagna. La trova e scopre anche che la bambina attesa molti anni prima non è morta. È nata ed è stata data in adozione. Risoluto a conoscere la figlia che gli è stata negata, Wilson fa di tutto per contattarla, trovandosi di fronte a un'adolescente confusa, problematica e sovrappeso. I suoi tentativi irrazionali per fare parte a tutti i costi della vita della ragazzina daranno origine a un gigantesco casino dagli esiti imprevedibili e tragicomici. Wilson, il graphic novel, è un piccolo esperimento nella produzione di Daniel Klaus, che stavolta sceglie di modificare il suo stile in ogni capitolo del racconto, passando da un approccio grafico stilizzato a uno più dettagliato, mentre alterna il modello delle strip a quello tipico del fumetto underground e a uno stile più realistico per descrivere le diverse emozioni del protagonista e lo svolgimento sempre più folle della storia. Wilson, il film diretto da Craig Johnson, è una commedia agrodolce dove la comicità si intreccia a un dramma dai toni sommessi e a una sconcertante tristezza beffarda. È l'identikit di un uomo alla deriva che nasconde la propria fragilità dietro una maschera cinica, perpetuando da solo la propria condizione di emarginato. Forse per una consapevole misantropia che lo induce a parlare con chiunque per il gusto di sconvolgere l'interlocutore, o chissà, solo per una patologica incapacità a relazionarsi. A dare volto alle nevrosi di Wilson c'è uno stratosferico Woody Harrelson, sempre presente in scena, mattatore di un teatro dell'assurdo che, come spesso accade nelle opere a fumetti di Daniel Klaus, tende a far ridere il suo pubblico per spezzargli il cuore un minuto più tardi. Wilson è un piccolo film indipendente tratto da un fumetto poco noto, scritto benissimo e recitato da un cast in stato di grazia. Un gioiello che merita di essere scoperto in mezzo alle tante proposte imparentate con i fumetti, che fanno un gran chiasso per poi non lasciare niente nella memoria. Nel 2017 i diritti dei fumetti targati Marvel erano ancora frammentati tra più marchi cinematografici. La Disney, acquistando la casa editrice, aveva compattato sullo schermo molti personaggi, ma alcuni ancora esulavano dal suo carnet. Per includere Hulk negli Avengers era stato necessario sottoscrivere un accordo con la Universal, detentrice dei diritti filmici sul personaggio. Qualcosa di simile era successo per Spider-Man con la Sony, mentre i mutanti erano ancora tenuti ben stretti dalla 20th Century Fox. La saga degli X-Men, a partire dal 2000, aveva descritto una parabola lunga, in buona parte gloriosa, ma ormai destinata a imboccare la direzione discendente. Però forse qualcosa da dire c'era ancora, la possibilità di un saluto dignitoso, magari persino memorabile. Nel 2013 il regista James Mangold aveva già provato a dare una lettura personale di Wolverine, il mutante più famoso, con il film Wolverine, l'immortale, ma con risultati alquanto discutibili.
Il film di Mangold soffriva di un'ancora immatura pretesa di autorialità che cercava di scavare nelle psicologie dei personaggi senza dire sostanzialmente nulla di veramente interessante e difettando di squilibrio tra la componente d'azione, barocca e frenetica, e il generale tono compassato da storia di anime. Se con Wolverine le origini, critica e pubblico erano stati spietati, per Wolverine l'immortale, gli influencer cinematografici avevano usato parole epicamente al vetriolo. L'introspezione è una cosa, il trifolamento di coglioni un'altra. James Mangold, ad ogni modo, non si era ancora arreso e sarebbe tornato a provarci nel 2017, stavolta con esiti molto differenti. Logan si colloca nella cronologia ormai impazzita degli X-Men cinematografici, dove la corretta sequenza degli eventi ha smarrito la strada e i legami temporali tra un film e l'altro si sono fatti oscuri. Ma in questo caso non ha nessuna importanza. Logan, intitolato semplicemente con il nome civile del protagonista, cui la distribuzione italiana volle aggiungere come sottotitolo The Wolverine, si propone come una storia immaginaria, una di quelle narrazioni che traggono ispirazione da una saga madre per prendere una strada indipendente e andare verso una conclusione libera dai vincoli della continuità più convenzionale. Se nel film incontriamo vecchie conoscenze e volti noti, stavolta l'atmosfera è parecchio diversa. Il ciclo cinematografico tenuto a battesimo da Bryan Singer nell'ormai lontano 2000 si era sempre preso piuttosto sul serio. Eppure, nel film di Mangold si avverte qualcosa in più. I toni da western crepuscolare, la sensazione angosciante da morte imminente e una violenza cattiva, brutale, mai vista fino a quel momento in un film dedicato agli X-Men. Hugh Jackman tornava a interpretare Wolverine per la nona volta. Un canto del cigno, forse, che nel suggellare il suo ipotetico addio al personaggio guardava la storia dei mutanti Marvel in una chiave alternativa, prossima alla lettura decostruzionista che si era fatta strada nei fumetti di supereroi a metà degli anni Ottanta con opere come Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Ed è proprio all'opera di Miller che potremmo paragonare Logan, un racconto che parla di declino, amarezza e resistenza in un mondo implacabilmente malvagio. Siamo nel 2029, in un futuro prossimo in cui i mutanti sono quasi estinti. Non si registra la nascita di uno di loro da anni e gli stessi X-Men sono stati spazzati via. Logan si trova in Texas, dove lavora come autista e risparmia sognando di acquistare uno yacht per andare a vivere sull'oceano. È invecchiato, il suo potere di guarigione non funziona più come una volta. L'adamantio, il metallo che ricopre le sue ossa, ha finito con l'avvelenargli il sangue e il suo organismo sta andando incontro a un inesorabile collasso. Tossendo e zoppicando, l'anziano mutante superstite si prende cura di Charles Xavier, un tempo mentore degli X-Men, oggi novantenne e affetto da una malattia degenerativa che tende a fargli perdere il controllo dei suoi poteri telepatici, causando crisi dagli esiti catastrofici. Un giorno, una donna sconosciuta avvicina Logan chiamandolo con il nome in codice di un tempo. Wolverine! È in fuga e sta chiedendo aiuto. Non tanto per sé, quanto per la bambina che l'accompagna. Una ragazzina di nome Laura, silenziosa e selvaggia, che a un tratto estrae degli artigli molto simili a quelli di Logan. È stato scritto che Logan fosse ispirato alla miniserie a fumetti Old Man Logan di Mark Millar e Steve McNiven. Cosa assolutamente falsa. Il racconto di Millar si svolge infatti in un mondo devastato, in cui versioni degenerate di supereroi e criminali hanno stabilito il loro dominio, spadroneggiando in uno scenario desolato che per molti versi ricorda la saga di Mad Max. Logan di James Mangold si propone invece di chiudere il discorso sull'eroe artigliato e porta in scena l'esperimento X-23. Laura Kinney, clone creato in laboratorio dal DNA di Wolverine, sua versione femminile priva dei freni inibitori sviluppati dal prototipo. Il personaggio di Laura era stato ideato per la serie televisiva animata X-Men Evolution, incentrata su una nuova generazione di giovani mutanti.
X-23, così chiamata in base al numero del progetto scientifico da cui ha avuto origine, riscosse un immediato successo che indusse la Marvel a introdurla anche nelle serie a fumetti, dove trovò identica fortuna. Laura, interpretata nel film dalla piccola Daphne Keane, è uno dei principali punti di forza di Logan, racconto in cui il vecchio eroe è messo di fronte al suo ritrovato lato bestiale, rappresentato da una bambina che si dimostra più feroce e mortale di lui, forte dell'energia della giovinezza e della completa libertà da sovrastrutture culturali. Se nei fumetti Laura è un adolescente, nel film di Mangold diventa una piccola belva di 11 anni in grado di sventrare da sola intere squadre di uomini armati senza esitazione né pietà. Logan intraprende così un ultimo viaggio per la salvezza della razza mutante, ma anche alla scoperta del proprio lato paterno per dare compimento alla sua esistenza e rivestire ancora una volta il ruolo di eroe. Patrick Stewart, anche lui tornato a vestire i panni di un decaduto professor X, ha occasione di sfoggiare la sua esperienza di attore shakespeariano, dipingendo un personaggio spezzato dagli anni, ma che riesce, nonostante tutto, a essere ancora un faro nella notte per quanti lo circondano. Perso nella demenza o lucidamente risoluto, Stewart offre una performance memorabile che colloca definitivamente il suo Charles Xavier nell'Olimpo delle caratterizzazioni più riuscite. Hugh Jackman, dopo le precedenti pellicole di scarso valore, ha finalmente l'occasione di restituire dignità epica a Wolverine, mai così tragico e sanguinario, la chiusura di un cerchio narrativo che per una volta sorprende e commuove. E alla fine, in notevole ritardo all'appuntamento con il cinema, dalla Francia e con amore arrivarono Valérian e Laureline, eroi concepiti in una Francia stanca alla fine del mandato presidenziale di Charles de Gaulle, mentre nascevano riviste come Pilote e il mondo del fumetto europeo si scopriva progressista e affamato di fantasia. Il regista Luc Besson, classe 1959, era cresciuto nutrendosi di quei fumetti rivoluzionari e soprattutto di Valérian e Laureline, che sia pure in modo seminale, aveva influenzato le sue prime prove cinematografiche, contribuendo alla nascita de Il Quinto Elemento. E pare che fu proprio sul set di quella prima esperienza fantascientifica che il disegnatore Jean-Claude Mézière suggerì al regista che sarebbe stata una figata adattare per lo schermo il variegato e coloratissimo mondo di Valérian e Laureline. Per un giovane del secondo millennio, vedere Valérian e la città dei mille pianeti di Luc Besson uscito in sala nel 2017 potrebbe essere un'esperienza rivelatrice. La scoperta che punti fermi della spettacolarità cinematografica e dell'estetica da space opera con cui è cresciuto, dopo l'esordio nel 1978 del primo Star Wars, non sono che omaggi a una creatura venuta da una galassia lontana lontana, scaturita da un Big Bang avvenuto in Francia nel 1967, quando lo scrittore Pierre Christin e l'illustratore Jean-Claude Mézière diedero vita a Valérian e Laureline sulla coraggiosa rivista Pilote, iniziando un'avventura a fumetti che sarebbe durata fino ai primi anni del XXI secolo e creando un immaginario cui tutta la fantascienza successiva, soprattutto i più noti successi cinematografici, sarebbe stata fortemente debitrice. Infatti, molto prima di Han Solo, fu Valérian a essere imprigionato in una lastra di carbonite. Laureline indossava bikini esotici e affrontava sensuali combattimenti che avrebbero ispirato le scene madri della principessa Leia. Le distese di pianeti polverosi, dove si muovono enormi macchinari cigolanti, erano state disegnate da Mézière quando ancora il pianeta Tatooine non era neppure una scintilla tra i neuroni di George Lucas. Il Millennium Falcon, o meglio suo nonno, sfrecciava nell'iperspazio già allora, e i battibecchi tra i due agenti spazio-temporali francesi sarebbero serviti da modello per la storia d'amore che rappresenta il cuore de L'Impero colpisce ancora.
Valerian e Laurelin, fumetto amatissimo dai francesi, animato da uno spirito che guardava al pluralismo e alla condivisione culturale per descrivere un nuovo umanesimo interplanetario, è una pagina fondamentale per la fantascienza in ogni sua veste. Luc Besson omaggia questo classico con un film visivamente potentissimo, grazie anche a un budget ciclopico, 197 milioni di euro, che lo hanno reso il film più costoso nella storia del cinema francese, strappando il podio ai precedenti Asterix. Bisogna ammetterlo però, non è tutto oro quel che luccica. Valerian e la città dei mille pianeti ha le sue pecche, un film forse troppo lungo per una sceneggiatura che presenta alcuni punti un po' sbrigativi. Magari il casting non è del tutto riuscito, ma comunque è uno spettacolo avvolgente che sul versante visivo vince a mani basse e affascina, traducendo in realtà tridimensionale le tante creature, i mille scenari evocati su carta nel corso dei decenni da Christel e Mézières. Luc Besson attinge all'avventura intitolata L'ambasciatore delle ombre, intrecciandola con spunti, personaggi e situazioni presi in prestito da altri episodi della saga. Gli agenti governativi, Valerian e Laurelin, sono inviati a recuperare l'ultimo esemplare di una creaturina definita trasmutatore, in grado di duplicare all'infinito qualunque sostanza le sia data da mangiare. La missione, però, è complicata da una misteriosa radiazione che mette in pericolo le sorti della metropoli cosmica Alfa, dalla sparizione di un alto ufficiale e dalla comparsa di una razza aliena sconosciuta alla Federazione dei Pianeti. Tra segreti militari, relazioni con culture che più aliene non si può e fughe a rotta di collo tra le stelle, i due agenti scopriranno una verità a lungo celata e rischieranno le loro vite per ristabilire la giustizia. L'apertura del film di Luc Besson è semplicemente incantevole. La descrizione muta, commentata solo da Space Oddity di David Bowie, della genesi di Alpha, nel fumetto si chiamava Punto Centrale, enorme città tecnologica sospesa nello spazio che inizialmente raccoglie una rappresentanza di tutte le culture terrestri e con il trascorrere del tempo un numero sempre più grande di civiltà aliene. Cronaca dello sviluppo della metropoli spaziale, della sua evoluzione politica e in seguito del suo definitivo distacco dall'orbita della Terra, quando divenuta troppo grande per poter convivere con gli equilibri naturali del pianeta madre. Un resoconto visivo epico che non manca di spunti teneramente ironici nella rappresentazione dei primi, goffi, contatti tra culture così distanti tra loro e che culmina con il cameo del grande Rutger Hauer, volto storico del cinema di fantascienza, chiamato a chiudere un prologo che da solo è un piccolo gioiello. Se dei peccati si possono trovare in Valerian e la città dei mille pianeti, questi sono tutti perdonabili nell'economia di un film esteticamente meraviglioso. È vero, tra Dane DeHaan nella parte di Valerian e Cara Delevingne in quella di Laurelin, la chimica non è proprio il massimo. Forse potremmo arrivare a dire che per entrambi ci troviamo i limiti del miscasting. DeHaan, visto in Chronicle e La cura dal benessere, risulta troppo legnoso e manca delle sfumature indispensabili a rendere simpatico il protagonista, dipingendo un Valerian più che altro irriducibilmente spavaldo. Cara Delevingne, che fu l'incantatrice in Suicide Squad di David Ayer, sfoggia il suo incedere da supermodella senza sfigurare tra le meraviglie di un film spettacolare, ma per quanto bellissima, non riesce mai a convincere di essere la Laurelin descritta da Christine e Mézières. Nonostante queste imperfezioni, i due protagonisti sono una guida funzionale ad accompagnare lo spettatore lungo l'esperienza sensoriale del film. Quella sì, azzeccata. Tutto questo però conta fino a un certo punto. Quando si dice di spegnere il cervello come se fosse una cosa bella, ci si dimentica dell'emisfero cerebrale destro, quello, secondo la credenza popolare, meno scientifico, preposto al riconoscimento delle forme e dei visi, ma anche alle emozioni artistiche e alla creatività. Ed è con quella parte di cervello che il film di Luc Besson andrebbe guardato. Sarebbe facile fare le pulci a Valerian e la città dei mille pianeti ed elencarne i punti deboli,
come la struttura narrativa della sceneggiatura di Besson, che fa sparire a turno dalla scena i due protagonisti per dedicare loro un equo spazio d'azione, ma risulta voluta e a tratti ridondante. Eppure, tali pecche si possono benissimo ignorare, tale è la bellezza del film sul piano estetico, tanta è la fantasia che dall'opera disegnata prende vita sullo schermo e si giova delle moderne tecnologie per realizzare un sogno cinematografico ipnotico e variopinto. Deliziosa la performance della cantante Rihanna nel ruolo dell'aliena mutaforma che si esibisce nel bordello spaziale, girandola di citazioni pop che evocano icone dello spettacolo che vanno da Liza Minnelli a Rosa Fumetto in un numero di burlesque galattico voluttuosamente nerd. Valerian e la città dei mille pianeti avrebbe voluto essere il primo capitolo di una saga, ma purtroppo il pubblico internazionale non rispose alla chiamata come si sperava. Acclamato in Francia, accolto tiepidamente nel resto del mondo, il film di Besson si classifica in definitiva come un mesto flop, considerato che per andare in pari avrebbe dovuto incassare circa il triplo del proprio budget. Rimane però nella memoria come uno sforzo produttivo notevole, un film da vedere e rivedere, giacché arricchito, pur con tutti i suoi nei, da un cuore pulsante, innamorato della fantasia e della bellezza. Un dignitoso monumento cinematografico a una pietra miliare del fumetto europeo, che è stata una fucina di idee per l'intero genere fantascientifico e le storie avventurose in generale. Come definire I Kill Giants, film dell'esordiente Anders Walter, uscito nel 2017. Uno spreco? Non perché il film sia brutto, ma per i toni anonimi con cui traspone la miniserie a fumetti scritta da Joe Kelly e disegnata da J.M. Cannon e Mora. Barbara è una ragazzina difficile, parte di una famiglia disfunzionale che la sorella maggiore si sforza di gestire con un minimo di criterio. Appassionata dai giochi di ruolo, Barbara si è creata un mondo a parte, dove la sua missione è respingere le incursioni dei giganti, creature mostruose che solo lei è in grado di vedere. L'interessamento della psicologa della scuola e di una nuova compagna di classe prova a fare breccia nella bolla fantastica in cui la ragazzina si è rifugiata. Ma la verità è che Barbara sta affrontando qualcosa di più complicato di un adolescenziale rifiuto delle responsabilità, mentre il gigante più grande e pericoloso si sta avvicinando per ridurre in cenere tutto ciò che per lei ha valore. Il dramma familiare, trasfigurato in un mondo fantasy, narrato nei fumetti da Joe Kelly, non presenta di per sé particolari sorprese. Quel che c'è di interessante in I Kill Giants sono i personaggi e i simboli di sfide emotive che tutti prima o poi siamo chiamati ad affrontare. La giovane Madison Wolf, nella parte di Barbara, vista in The Conjuring, il caso Enfield, dà una buona prova, modellando la figura di una ragazzina sconvolta e piena di rabbia, risultando più incisiva di Zoe Saldana nel ruolo della psicologa della scuola. Nonostante le buone intenzioni, il film conserva un sapore televisivo, modesto e senza particolari scatti. Da un racconto in cui realtà e fantasia si scontrano, lacerando l'animo di una creatura ancora in fase di crescita, era lecito aspettarsi qualcosa di più potente. Purtroppo i mezzi limitati e l'inesperienza non aiutano e I Kill Giants si presenta come un prodotto medio che si fa guardare senza dispiacere, ma si dimentica in fretta. Nel novembre del 1989 il muro di Berlino è prossimo a essere abbattuto, segnando il crollo del comunismo e l'inizio di un nuovo capitolo di storia. Tra le righe della cronaca ufficiale, però, si consumano conflitti segreti e si tessono intrighi politici. Una spia del MI6 è stata assassinata e una lista contenente i nomi di tutti gli agenti sotto copertura a Berlino rubata per essere venduta al migliore offerente. Va da sé che deve essere subito recuperata.
C'è un'enorme differenza formale tra The Coldest City, la spy story a fumetti di Anthony Johnston e Sam Mart, e Atomica Bionda, film del 2017 diretto da David Leitch, che l'anno successivo avrebbe firmato anche Deadpool 2. Nel caso di The Coldest City ci troviamo di fronte a un graphic novel asciutto, realizzato in un austero bianco e nero, che sceglie la strada della stilizzazione per narrare una storia di doppi giochi e tradimenti tra spie pronte a tutto. La cronaca di un duello più strategico che fisico, che si svolge tra le ombre della storia. La sua versione in live action, Atomica Bionda, è invece un film d'azione che sposta la maggior parte del conflitto sul piano materiale e, a partire dalla scelta del titolo, punta interamente sul personaggio dell'agente segreto Lorraine Broughton, cui Charlize Theron presta la sua dirompente fisicità in una lunga serie di combattimenti spettacolari. Produttrice del film, Theron aveva letto il graphic novel quando ancora era inedito ed era rimasta colpita dalla protagonista, dall'atmosfera del racconto e dal suo potenziale per lo schermo. Era stata sempre Charlize a volere alla regia David Leitch, avendo apprezzato il primo film della serie John Wick, cui Leitch aveva collaborato con Chad Stahelski, senza alla fine venire accreditato nella pellicola. Il film, fortemente voluto dalla sua protagonista, è una spy story dai toni crudi, sanguigni, con un'ironia cattiva e tantissima attività muscolare. Non si può dire che l'intreccio sia trascurato, la sceneggiatura, costruita sui flashback a incastro, conserva l'intrigo labirintico del racconto originale, ma lo piega alle finalità di un intrattenimento più visivo, dove la sinuosa ferocia di Charlize Theron e l'ambiguità di James McAvoy fanno gli onori di casa in un thriller d'azione di grosso successo, che nelle intenzioni dei produttori dovrebbe diventare una serie. Ci sono momenti storici in cui tutto sembra letteralmente impazzire. Capita quando muore un capo di Stato dalla personalità molto forte, soprattutto quando si tratta di un dittatore che, se lascia questo mondo, è solo per diventare un ingombrante fantasma politico, e raramente la sua scomparsa è garanzia di ritrovata libertà. The Death of Stalin, il film di Armando Iannucci, nome italiano ma nazionalità scozzese, distribuito in Italia nel 2017 con l'imbarazzante titolo Morto Stalin, se ne fa un altro, descrive questo genere di caos ispirandosi al bel graphic novel La Mort de Stalin dei francesi Fabien Nouri e Thierry Robin. Coproduzione franco-belga-britannica, La morte di Stalin è stato il primo film a essere bandito dalle sale cinematografiche nella Russia post-sovietica, venendo definito da Nikolai Starikov, scrittore e politico a capo del partito Grande Patria, un atto ostile da parte della classe intellettuale inglese. La censura non impedì comunque ad alcune sale di proiettare il film. Il governo russo fece causa agli esercenti trasgressori, i quali avrebbero affermato di non avere ricevuto in tempo nessun atto ufficiale che vietasse la programmazione della pellicola. Alcuni eredi dei personaggi coinvolti nella trama appoggiarono la messa al bando del film, accusandolo di fomentare odio nei confronti della Russia, di essere pieno di inesattezze storiche e offensivo nei confronti dei russi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. All'estero, invece, il film fu accolto bene dalla critica e salutato come un'efficace satira sul tramonto di un totalitarismo. Altri arricciarono il naso davanti a quella che vedevano come una versione fin troppo farsesca di una pagina crudele di storia che andrebbe letta con maggiore cura. In ogni caso, non si poteva certo dire che il film di Armando Iannucci fosse passato inosservato. La morte di Stalin è un racconto grottesco nell'accezione più classica del termine. Una catena di eventi drammatici, a tratti spaventosi, che però seguono modalità talmente assurde da strappare una risata amara. Il 28 febbraio del 1953, Stalin crolla sul pavimento del suo alloggio, colpito dall'ictus che lo ucciderà. Le severissime misure di sicurezza e lo stesso timore che incute la figura del capo supremo ritardano la scoperta del suo malore e di conseguenza anche i soccorsi. Questo non è che l'inizio di un beffardo spettacolo da gran guignol.
le figure istituzionali che circondano il dittatore ricevono la notizia solo il mattino dopo. Il primo a correre al suo capezzale è Lavrenti Beria, capo della polizia segreta, che inizia subito a manipolare l'emergenza a suo vantaggio. Poco dopo giungono il primo segretario, Nikita Khrushchev, il segretario responsabile, Georgi Malenkov, e gli altri membri del Politburo, l'organo dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. L'agonia del dittatore è seguita da un accomodato drappello di anziani medici terrorizzati, riuniti senza troppo criterio, visto che i maggiori specialisti sono caduti vittime delle purghe staliniste. La morte del dittatore dà il via a una feroce guerra di successione, mentre intorno al suo feretro si verificano incidenti imbarazzanti, voltafaccia politici ed episodi paradossali dei risvolti tragicomici. Su questo si basava il fumetto di Nuri e Robin, l'inizio della disgregazione del regime stalinista visto attraverso gli occhi di coloro che più furono vicini al capo supremo. È scontato che Fabien Nuri si fosse preso parecchie licenze nel raccontare i giorni tra quel 28 febbraio del 53 e l'insediamento di Khrushchev al governo dell'Unione Sovietica il 7 settembre. Importa poco sapere che il maresciallo Zhukov era stato inviato a svolgere operazioni militari in provincia e al momento della morte di Stalin si trovava molto distante dal Cremlino, o che Vyacheslav Mikhailovich Molotov tornò a rivestire la carica di ministro degli affari esteri solo nel marzo del 53, con Stalin già defunto, visto che era stato rimosso da quel ruolo 4 anni prima. Una libertà artistica, più che falsità, volta a realizzare un'ironica pantomima del potere in cui i nomi storici svolgono ruoli simbolici, evocando dinamiche reali per quanto inesatte sul piano storico. La sublimazione artistica, se vogliamo, di una verità che si affranca dal rigore della cronaca per cristallizzarsi in una parabola universale. Per questo motivo, Lavrenti Beria, che storicamente fu un fior di farabutto, assassino e predatore sessuale, assurge a simbolo di tutte le nefandezze ascrivibili allo stalinismo, diventando di fatto il principale villain del racconto. L'humor nero del graphic novel si esprime soprattutto nella caratterizzazione grafica dei suoi personaggi, visti come sagome rapaci, ma anche ai limiti della caricatura, laddove il tono ironico del racconto è più sottile rispetto alla lettura cinematografica, in cui prevale decisamente il registro della commedia nera. Il fumetto di Nuri e Robin attribuiva a Beria una sagoma tenebrosa, quasi vampiresca. Nel film assume le fattezze paffute, melliflue e mefistofeliche dell'attore inglese Simon Russell Bill, principale caricatura di un regime autoritario all'interno del quale corruzione e malaffare proliferavano a più livelli. Steve Buscemi, quasi irriconoscibile nella parte di Nikita Khrushchev, spadroneggia in un virtuoso equilibrismo tra farsa e tragedia, alternando a momenti di panico cialtronesco la risolutezza del leader politico che farà la storia. L'ex Monty Python, Michael Palin, è un Molotov dolente e ambiguo, buffissimo nella sua patetica inaffidabilità, mentre Jeffrey Tambor, sempre grande, è un irresistibile, quasi commovente Georgi Malenkov, miserrimo pupazzo, ridotto fisicamente a un fantoccio dipinto in balia degli eventi che lo portano per un periodo assai breve alla presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Unione Sovietica. La morte di Stalin, il fumetto, e The Death of Stalin, il film, sono due coniugazioni di un unico messaggio che andrebbero lette e viste in modo complementare. Le possibili declinazioni della satira per mezzo di due linguaggi che dialogano tra loro ormai da molto tempo, proponendo tecniche didascaliche alternative, entrambe affascinanti e, come in questo caso, preziose. Le tragedie iniziano molto tempo prima di arrivare a compimento. Spesso sono precedute da un lungo prologo, fatto di sensazioni, dettagli, piccoli segnali che una volta arrivati all'ora zero e al rosso del sangue suscitano il patetico senno del poi. E la domanda: si poteva fare qualcosa prima che accadesse? John Backdurf, in arte Derf,
fumettista americano underground, ha frequentato la Revere High School dell'Ohio negli anni 70, conoscendo, in mezzo agli altri compagni di studi, un ragazzino occhialuto chiamato Jeffrey Dahmer. Il giovane che anni dopo sarebbe diventato noto a livello internazionale come il mostro di Milwaukee. È pubblicando il fumetto My Friend Dahmer che nel 2014 DERF ricevette il premio Rivelazione per la 41esima edizione del Festival di Angoulême, mentre la sua opera conquistava visibilità planetaria, ispirando nel 2017 il film omonimo diretto da Mark Meyers. Oggi Backderf afferma di aver esitato a lungo prima di raccontare in un fumetto la storia della sua amicizia con Jeffrey. 20 anni dopo l'arresto di Dahmer, Backderf decise di fare i conti con i propri ricordi di gioventù e con la consapevolezza di essere cresciuto accanto a uno dei più famosi serial killer della cronaca americana. Raccoglie testimonianze di vecchi amici e insegnanti, riordina le proprie memorie scolastiche, intrecciandole con le dichiarazioni processuali dello stesso Jeffrey e le informazioni ricavate dagli archivi dell'FBI, ma soprattutto si pone domande, tutte destinate a non avere risposta. Il giovane uomo che, subito dopo il diploma, avrebbe ucciso 17 persone, smembrandole, usando i loro cadaveri per atti sessuali, cibandosene e ricavando macabri souvenir dalle loro ossa, era stato uno studente stravagante, introverso, dagli interessi morbosi, che alternava atteggiamenti timidi con improvvise esplosioni di esibizionismo. Volendo non sembrerebbe un identikit così inconsueto. Jeffrey Dahmer si dissimulava tra le migliaia di ragazzi asociali e un po' nevrotici che camminavano per i corridoi di tutte le scuole statunitensi. Chi poteva dire cosa sarebbe diventato? Jeff era attratto morbosamente dalle cose morte. Sembrava mancare di empatia ed era ossessionato da una pulsione distruttiva che lui stesso non comprendeva. Per attirare l'attenzione a scuola, simulava convulsioni e improvvisi attacchi di follia che divertivano gli altri studenti. La cosa gli aveva persino fatto conquistare una stramba popolarità e ispirato addirittura alla nascita di un fan club. Il giovane DERF lo aveva scelto come principale modello dei suoi disegni goliardici e una cricca di compagni ne incoraggiava le esibizioni per portare scompiglio a scuola. Jeff, intanto, sentiva emergere i primi desideri omosessuali, perversamente associati alla fascinazione per l'inanimato e la curiosità per quanto si nasconde all'interno dei corpi. Ignorato dal mondo adulto, dagli insegnanti e dalla sua stessa famiglia, Dahmer stava lentamente sprofondando nell'oscurità, giù, senza nessuno a trattenerlo, fino al punto di non ritorno. Il graphic novel di DERF insisteva sulle carenze dell'istituzione scolastica, l'insipienza degli insegnanti e l'indifferenza della stessa società americana in cui tanti giovani vivono drammi privati in totale solitudine, arrivando a volte al suicidio. La principale domanda che il fumetto si poneva era se fosse stato possibile riconoscere la condizione di Jeffrey e prevenire le estreme conseguenze del suo delirio psicotico. Si interrogava descrivendo una realtà scolastica alienata e alienante, dove ognuno è per sé e il disagio mentale è percepito dall'esterno solo come un fastidio da ignorare. La ricostruzione della vita scolastica di Dahmer, effettuata da DERF, evidenziava l'emergere di pulsioni sadiche, il precoce alcolismo e la china autodistruttiva intrapresa da Jeff. Tutti segnali davanti ai quali nessuno mosse un dito. Una sorta di mea culpa, anche da parte dell'autore, che lascia il tempo che trova, ma che invita a guardare il disagio di chi c'è vicino con maggiore attenzione. My Friend Dahmer, di Mark Meyers, è un film che non aggiunge molto alla cronaca a fumetti firmata da John Backderf. Anzi, a tratti la banalizza, dimostrandosi superficiale quanto il contesto che vorrebbe denunciare. Come nel fumetto, siamo testimoni dell'isolamento di Jeff, del suo rapporto con dei genitori inadeguati e patologicamente distratti, e di una serie di piccoli aneddoti riprodotti in modo pressoché pedisseco al fumetto. Eppure manca qualcosa. L'interpretazione di Ross Lynch, ex divo adolescente di Disney Channel, è intensa, ma anche stereotipata e difetta di profondità. Se la scuola e le istituzioni descritte da DERF erano del tutto assenti, nel film risultano addirittura invisibili.
Gli insegnanti si addormentano a lezione, abbandonando gli studenti a loro stessi in una scena che vorrebbe essere simbolica, ma che si limita a scalfire la superficie di un degrado istituzionale sicuramente più complesso. È resa meglio la nevrotizzante vita quotidiana della famiglia Dever, formata da un padre insofferente alle proprie responsabilità, una madre egocentrica, a sua volta alle prese con turbe mentali e dipendente da farmaci, e un fratellino più piccolo che monopolizza la già scarsa attenzione dei genitori. A visione conclusa, rimane la sensazione di un esagerato lavoro di sintesi che punta troppo sulla mimica glaciale del protagonista, trascurando molti degli elementi sociali che lo circondano. Al processo, Jeffrey Dahmer aveva negato qualunque responsabilità della propria famiglia, attribuendo le sue azioni a pulsioni sessuali incontrollabili e alla perdita della fede in Dio. Dopo essersi riavvicinato alla religione in carcere, prima di essere assassinato da un altro detenuto, Dahmer dichiarò: «Sono persuaso di una cosa. Se non si crede nell'esistenza di Dio, qualcuno che dall'altra parte ti chiederà conto delle tue azioni. Perché la gente dovrebbe comportarsi bene? Perché non dovrebbe commettere il male?» Forse Jeffrey sarebbe diventato comunque un serial killer. Non lo sapremo mai. Ma queste sue parole rivelavano una totale incomprensione del concetto di etica e forse anche di umanità. Nel 2017 abbiamo visto escono un sacco di titoli diversi. Qualcuno magari lo vorremmo pure dimenticare, ma è lì, nella memoria, a fare da ricordo amaro. Ispirato a Death Note, il famoso manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata, era già stato tratto un dittico in live action nel 2006. Ma qui è tutta un'altra storia. Nel secondo decennio del secolo appena cominciato, infatti, si fa strada un altro fenomeno cinematografico. Una modalità di adattamento che riguarda i manga e archetipi radicati nella cultura giapponese, ma filtrati e rimodellati secondo il canone americano. Non occidentale, americano, qualcosa di ibrido, strano, che alcuni chiamano cinemanga, sostituendo la parola manga all'inglese comic, adattamenti di opere nate in Oriente, ma che si sforzano di tradurle secondo canoni palesemente statunitensi. E non tanto per lo spostamento geografico, quanto per l'alterazione dello stesso DNA narrativo. E no! Non mi riferisco al cambiamento di etnia, ma a qualcosa di più profondo. Death Note, il quaderno della morte, produzione originale della piattaforma streaming Netflix, diretto da Adam Wingard, è uno di questi esperimenti, ed è un disastro da qualunque parte lo si guardi. Non c'è bisogno di accanirsi sull'interpretazione di Nat Wolff nel ruolo del Light occidentale, sullo spreco di Willem Dafoe che presta la voce al dio della morte Ryuk. Inutile rimestare le polemiche su El afroamericano, dopotutto stiamo parlando di una versione statunitense, lo switch etnico è alla base di tutta l'operazione. Il vero problema di questo Death Note, racconto articolato che qui viene compresso in un minutaggio inferiore alle 2 ore, è l'estrema sciatteria della scrittura, piatta e priva di inventiva. Non è neppure un caso di differenze dalla trama originale, quanto di semplice, inesorabile bruttezza. Un racconto in cui la suspense latita e tutti gli aspetti affascinanti della storia originale risultano sabotati. Il cambiamento di contesto culturale mina alla base il racconto, cui non si è saputa trovare una nuova ragion d'essere. Lo priva di caratterizzazioni e motivazioni strettamente legate alla realtà giapponese e lo trasforma in un fantasy scontato, per non dire mal recitato e possibilmente mal concepito sin dall'inizio della sua gestazione produttiva. Death Note, il quaderno della morte, è un pessimo film e aggiungere altro sarebbe solo una perdita di tempo. Come definire invece Ghost in the Shell? Produzione americana del 2017, diretta da Rupert Sanders, regista inglese, noto fino a quel momento per avere diretto il fantasy Biancaneve e il Cacciatore e una manciata di videoclip musicali.
Il manga di Masamune Shirow aveva già uno strano rapporto con i suoi precedenti adattamenti animati. Ghost in the Shell, pubblicato in Giappone sulla rivista Young Magazine a partire dal 1989 e apparso in Italia per la prima volta sulla rivista K Magazine con l'infelice titolo Squadra Speciale Ghost, era già stato trasposto per lo schermo in forma animata nel 1995 dal regista Mamoru Oshii. Una riduzione che andava oltre la sintesi di una lunga serie episodica, estrapolando una trama centrale e operando una radicale trasformazione delle atmosfere e dei caratteri. Sia il manga che il film d'animazione narrano di un mondo futuro dove la vita artificiale e l'uso dei robot è entrato nel quotidiano e pervade ogni attività umana. Esistono anche molti cyborg, cioè individui formati sia da parti organiche che tecnologiche. La rete informatica si è evoluta a dismisura e i cittadini adesso vi si connettono attraverso un'interfaccia collocata alla base del cranio. Evoluzione tecnologica che porta il cervello umano a funzionare in modo simile a un hard disk, acquisendo e registrando una quantità di informazioni un tempo impensabile. La differenza tra umani e le nuove evolutissime intelligenze artificiali è data dalla presenza o meno del ghost, lo spirito, un termine tecnico che indica l'autocoscienza e il libero arbitrio, se vogliamo, l'anima di un individuo. In questo mondo, ormai interconnesso in termini estremi, con il dilagare dell'ingegneria robotica, anche illegale, sono nate nuove forme di pirateria informatica, in grado di hackerare il ghost, duplicarlo e artefarlo, arrivando a controllare gli individui, influenzarne la memoria, le scelte, abbattendo di fatto le barriere tra umanità e intelligenza artificiale. Queste aggiornate forme di spionaggio e terrorismo tecnologico sono combattute da apposite divisioni di polizia formate da agenti in parte meccanici proposti alla difesa della legge nel nuovo mondo. Umani? Automi? Loro stessi a volte si interrogano sulla loro origine e sulla natura dello spirito all'interno del proprio guscio. Questo complesso scenario cyberpunk era stato adattato mirabilmente nel 1995 da Mamoru Oshii, già regista del bellissimo ed enigmatico L'Uovo d'Angelo, che aveva infuso nello scenario immaginato da Masamune Shirow il sapore del racconto noir, amplificando le tematiche esistenziali e dedicandosi esclusivamente al percorso del personaggio del maggiore Motoko Kusanagi e al suo duello, anche psicologico, con il misterioso tecnocriminale chiamato il marionettista. Ghost in the Shell è un'avventura fantascientifica dalla spiccata componente introspettiva, basata sulla ricerca dell'identità e la definizione del proprio essere in base all'esperienza e alla consapevolezza acquisita. Una parabola filosofica che si dipana in un racconto poliziesco e d'azione, ma fortemente ancorato alla riflessione sull'ambiguità dell'esistenza. Il film in live action del 2017 prova a formulare una variazione del lavoro già svolto da Oshii sul manga di Masamune Shirow e mescola le carte senza particolari originalità. Si fece un gran parlare, all'epoca dell'uscita del film, del whitewashing, il cambiamento di etnia in chiave caucasica operato sul personaggio protagonista in modo da affidare la parte alla lanciatissima Scarlett Johansson. Polemica sterile, vista la natura dell'operazione, che da un lato mirava a presentare un cast internazionale, dall'altro era un prodotto in stile americano fino al midollo e come tale andava considerato. Ghost in the Shell di Rupert Sanders è un film che non manca di una sua spettacolarità e in qualche aspetto visivo risulta anche piacevole. Tuttavia, il confronto con l'opera animata di Mamoru Oshii lo vede uscire perdente su più fronti. Sull'asciuttezza dei contenuti, espressi in modo chirurgico dal film d'animazione giapponese, retorici e prevedibili nella versione occidentale, ma soprattutto sul versante estetico e narrativo in cui il film di Sanders si dimostra un titolo cucito su misura per cavalcare l'onda supereroistica ancora in piena ascesa e incentrato su una protagonista dalla caratterizzazione fortemente stereotipata. Non a caso Scarlett Johansson, che prima che occidentale era una diva richiesta dal pubblico e dalle majors, è già presente nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo della Vedova Nera.
Il Ghost in the Shell in live action del 2017 si risolse quindi in un surrogato di lusso, premiato dal pubblico al botteghino, ma dall'identità troppo derivativa e inquinata da modelli statunitensi per affermarsi e dire qualcosa di nuovo. Ma in Giappone, quello stesso anno, che cosa stavano combinando con le trasposizioni manga? Lo si potrebbe chiedere a Takashi Miike, regista che più di chiunque altro si è dedicato all'adattamento di fumetti nati nel paese del Sol Levante. Tanto più che Blade of the Immortal, in italiano L'Immortale, uscito al cinema nel 2017 e reso in seguito disponibile per lo streaming sulla piattaforma Netflix, è il 100° titolo della vastissima filmografia del grande regista nipponico. Ormai lo sappiamo, Takashi Miike è in grado di saltare da un genere all'altro con grande disinvoltura, di confezionare opere destabilizzanti o convenzionali, rimanendo sempre riconoscibile. Un film di Takashi Miike, anche se girato con una mano legata dietro la schiena, non è mai meno che affascinante. E questo si può dire anche dell'Immortale, tratto dal manga di Hiroaki Samura, un immortale arrivato ben prima del Ciro di Marzio del serial televisivo Gomorra. In questo caso si tratta di una travolgente epopea ciambara, in cui Miike sguazza come un pesce nell'acqua. Anzi, nel sangue, è il caso di dirlo, un uragano di emoglobina, spade e lame assortite, mutilazioni a go-go, stregoneria, onore e romanticismo, in un turbine di azione frenetica. Dopo essere caduto vittima di un tranello, il samurai Manji uccide da solo 100 soldati dello shogun ed è costretto a fuggire. L'agguato di un cacciatore di taglie lo lascia in fin di vita, ma una misteriosa vecchia, forse un demone dei boschi, lo infetta inserendo nella sua ferita i vermi Kessenchu, parassiti stregati che vivono in simbiosi con il corpo ospite, curando anche le lesioni più estreme e conferendo una smisurata longevità. Da quel momento a Manji è preclusa la possibilità di morire e inizia un viaggio attraverso il Giappone che lo porterà a incrociare la strada con Rin, ragazzina bramosa di vendetta, la cui famiglia è stata sterminata da un clan rivale. L'Immortale di Takashi Miike si apre con uno splendido bianco e nero che riassume il prologo della vicenda. La cronaca di un massacro effettuato da un uomo solo contro una folla di avversari e passa al colore durante la sua metamorfosi da essere umano a creatura leggendaria, catapultando lo spettatore su una giostra impazzita. Tenere il conto dei morti ammazzati è praticamente impossibile, mentre Manji fa saettare le sue spade, perde le braccia e se le riattacca furiosamente al tronco. La storia narrata da Hiroaki Samura e trasposta da Miike sullo schermo, volendo, è molto classica. Il cavaliere solitario imbattibile che viaggia al fianco di una ragazzina, ingenua ma fortemente determinata, lungo un sentiero irto di incontri e scontri violenti, mentre adulto e fanciulla si influenzano a vicenda maturando insieme. L'estetica di Miike e il suo ritmo forsennato declinano questo cliché narrativo nel migliore dei modi, offrendo uno spettacolo che per gli occhi dello spettatore è una vera festa. Sempre nel 2017 è ancora Takashi Miike a portare al cinema JoJo's Bizarre Adventure Diamonds is Unbreakable Chapter 1, impresa ardita, da alcuni ritenuta improponibile, considerata la struttura del manga di Rohiko Araki. Una saga sterminata, attualmente in corso in Giappone a partire dal 1987, articolata in cicli autonomi, ma collegati da una mitologia di fondo e dalla progressione dinastica della famiglia protagonista. Le bizzarre avventure di JoJo, il manga, inizia nell'Inghilterra del XIX secolo e prende le mosse dai contrasti tra due fratelli adottivi, il buon Jonathan Joestar, detto JoJo, e il perverso Dio Brando. Non guardate me, sono cose e nomi giapponesi.
La faida è destinata ad attraversare i secoli, quando la scoperta di un'antica maschera rituale di origine azteca trasforma Brando in una creatura indistruttibile, via di mezzo tra un vampiro e la cosa di John Carpenter, che si scontrerà per generazioni con la discendenza del fratellastro. Nel primo ciclo, l'arte del combattimento appresa da Jonathan per opporsi al suo avversario, Dio, è la cosiddetta via dell'eremita, o anche arte delle onde concentriche, misteriosa tecnica che permette all'eroe di combattere creature sovrannaturali e che può essere trasmessa ai propri discendenti. Ogni protagonista di un ciclo narrativo ha un nome che inizia con Joe e finisce con l'essere chiamato con lo stesso nomignolo del capostipite, mentre la dinastia si allarga ai territori del Sol Levante e attraversa la storia fino ad arrivare ai giorni nostri. Nel terzo ciclo, intitolato Stardust Crusaders, la tecnica delle onde concentriche lascia il posto a un nuovo potere, quello dei portatori di Stand. Gli Stand sono la manifestazione di un'energia innata che solo individui eletti o dotati di un'incrollabile volontà riescono a sviluppare, una sorta di guerriero spirituale che manifesta abilità specifiche a seconda del carattere e delle attitudini dell'umano di cui è espressione. Nella saga, ogni stand è identificato inizialmente con una carta dei tarocchi. Successivamente, prenderanno il nome da citazioni della musica rock. Shine on you Crazy Diamond, cantavano i Pink Floyd. E per l'appunto, Crazy Diamond è il nome dello stand di cui è portatore lo studente Josuke Higashikata, protagonista della quarta saga, dal titolo Diamond is Unbreakable, ulteriore discendente di Jonathan Joestar, la cui famiglia vive nella cittadina giapponese di Morio-cho, luogo apparentemente tranquillo, dove però stanno iniziando a verificarsi strani fenomeni. Insomma, un bordello bestiale che si dipana in una saga manga trentennale, peraltro non ancora conclusa. Takashi Miike non si lascia però intimidire e, ignorando i primi tre lunghi cicli del manga di Araki, affonda le mani direttamente nella quarta saga, fottendosene di preamboli e spiegazioni per imbastire il proprio circo visivo. Visivo è la parola giusta, considerato che JoJo's Bizarre Adventure Diamonds is Unbreakable Chapter 1, per sua natura, appare come un'opera monca e anche un po' sconclusionata. Non tanto per la scelta a monte di glissare sui numerosi capitoli precedenti, quanto per una scrittura non proprio certosina quando si tratta di fare chiarezza sulle motivazioni dei personaggi. La stessa natura dei vari stand rimane nebulosa anche per chi possiede un'ottima memoria storica del manga di Araki, e certi sviluppi, soprattutto le scelte degli antagonisti, appaiono gratuiti. È evidente che a Takashi Miike, in questo caso, il racconto non interessava, ma più che altro si è dilettato a raccogliere la sfida con un modello fumettistico che sembrava refrattario a un adattamento in live action. A partire dal buffo look del protagonista Josuke e da quella pettinatura improbabile che è motivo di collera da parte dell'eroe a ogni accenno di critica, Miike riesce in ogni caso a dimostrare che il suo estro è inesauribile, anche a fronte di un budget non astronomico e quindi di una CGI non sempre eccelsa. I combattimenti sono tutti fantasiosi e l'attacco dell'armata giocattolo, fatta di aerei da guerra e bellicosi soldatini, vale da sola il prezzo del biglietto. Girato contemporaneamente all'Immortale, questo JoJo, che ricordiamo si presenta sin dal titolo come un Chapter 1, conferma il talento di un regista folle ed eclettico, in grado di esaltare la vista e le viscere dello spettatore anche con il motore al minimo. Ok, ammettiamolo. Assistere all'adattamento cinematografico di storie complesse e ricche di personaggi difficilmente non ci lascerà qualche delusione. E questo con buona pace dei mezzi e della fattura più o meno accettabile della riduzione. Però, beh, non significa che tentare non sia lecito. Vale anche per Full Metal Alchemist, manga di Romo Arakawa, una mitologia moderna che ha incantato il mondo, fatto crescere una generazione di lettori appassionati, forgiato un immaginario e generato un'interminabile catena di prodotti derivati.
Se vogliamo, possiamo paragonarlo ad altri feticci del nuovo secolo, come la saga di Harry Potter. Dal manga di Arakawa sono state tratte serie animate, spin-off assortiti, videogame, insomma, pochi fumetti sono celebrati come Full Metal Alchemist, saga dark fantasy che ha come innesco narrativo un rapporto di amore fraterno e la ricerca della redenzione. Al centro di un mondo immaginario, costruito con grande cura, abitato da una folla di personaggi, le cui vite sono regolate da una filosofia e un'idea del fantastico del tutto personale. La storia raccontata da Hiromu Arakawa si svolge in una realtà simile alla nostra, all'inizio del XX secolo, ma in un mondo in cui l'alchimia è una pratica riconosciuta, efficace e largamente utilizzata. Qualcosa di differente dalla magia, in realtà un'elaborata forma di scienza che si basa sul principio dello scambio equivalente. La materia può essere trasformata e la realtà parzialmente manipolata, ma solo nella misura in cui la massa e le proprietà degli oggetti mutati si equivalgono. L'alchimia incanala un'energia che permea la crosta dell'intero pianeta, in molti casi ricorrendo ad appositi segni come il cerchio alchemico. Tuttavia, alchimisti molto abili possono fare a meno di questi orpelli e attingere all'energia trasmutante direttamente, apparendo a chi li osserva come dei veri e propri stregoni. I fratelli Edward e Alphonse Elric sono abili alchimisti sin dalla più tenera età. Quando l'amatissima madre muore, i ragazzi tentano di riportarla in vita con l'alchimia, violando uno dei divieti più severi della loro dottrina. Dall'esperimento proibito si genera allora un caos devastante che mutila Edward, il fratello maggiore, di una gamba e risucchia Alphonse nel nulla. Disperato, Edward sacrifica il braccio destro per riportare indietro il fratello, ma riesce a recuperarne solo l'incorporea essenza vitale che continuerà a esistere all'interno di un'imponente armatura. Da quel momento, la vita dei due alchimisti è dedicata alla ricerca della pietra filosofale, oggetto leggendario, che si dice sia l'unico modo per eludere il principio dello scambio equivalente e restituire ad Alphonse il suo corpo umano. La saga è popolata da personaggi stravaganti, piena di duelli alchemici spettacolari, dilemmi etici, intrighi politici e creature fantastiche. Normale dunque, a fronte di un'epopea tanto vasta, che il film in live action di Fumihiko Sori, prodotto nel 2017, risulti poca cosa. Un riassunto succinto dell'avventura iniziale e del fantasioso mondo descritto dall'autrice, con molte significative semplificazioni. Mediocre? Sufficiente? Dobbiamo per forza dare un voto. Gli adattamenti di grandi classici dal respiro immenso trasposti al cinema ci appariranno sempre come reduci da una rigorosa cura dimagrante, magari armonici a dispetto della massa corporea perduta, che in questo caso non deve seguire per forza il principio dello scambio equivalente, ma comunque diversi. Qualcuno potrebbe non riconoscere più il proprio amico una volta dimagrito e guardare da un'altra parte, trascurando il fatto che al di là dell'aspetto fisico, il suo conoscente è ancora lì, davanti a lui, perlomeno nelle sue componenti essenziali. Metafore a parte, magari sarebbe opportuno attribuire a riduzioni filmiche come Full Metal Alchemist un valore divulgativo rispetto all'opera da cui ha preso ispirazione. Si tende spesso a dividere il pubblico tra conoscitori esperti e spettatori casuali, ma in realtà esiste una terza via, quella dei curiosi, che possono essere invogliati a scoprire la ricchezza di un'opera più vasta dopo averne gustato una piccola porzione sullo schermo. Pensandoci bene, non è una missione ignobile e può essere svolta in modo più o meno efficace. In fin dei conti, Full Metal Alchemist, il film, è proprio questo e non c'è ragione di essere spietati. Qualche personaggio forse soffre di una caratterizzazione approssimativa, ma il cuore del racconto resiste e lo si sente battere. Rimane la creazione di un mondo fantastico, fatto di meraviglie e improvvisi orrori. Il dovere e il bisogno di riscatto. Ci sono gli homunculus, le loro trasformazioni, i loro piani, in formato tascabile, è vero, ma funzionali ad affascinare una nuova fetta di pubblico.
Ryosuke Yamada riesce a essere un Edward carismatico a dispetto del look pacchiano e fin troppo simile a quello fumettistico. In compenso, il corpo metallico di Alphonse fa la sua figura e gli effetti digitali, sebbene non sempre all'altezza per ragioni di budget, si lasciano guardare. Yoi Izumi, che avevamo conosciuto in I Am a Hero, si fa apprezzare nel ruolo viscido dell'alchimista Shou Tucker. Nel complesso, quindi, non un film detestabile, ma un compendio che, se usato bene come introduzione alla lettura del manga, conquista una sua ragione d'essere. Fare gli schizzinosi e marchiare con infamia ogni cosa che non si mostra all'altezza dei nostri idoli può essere un comportamento legittimo, ma ci sono modi più costruttivi per fruire prodotti di natura media che in fondo conservano una certa dignità. Bene, ci avviciniamo a un giro di boa che forse farà felice qualcuno e darà l'acidità di stomaco ad altri. Ma che volete farci? Dobbiamo fare la storia dei cinecomics? E allora ci attocca, che siate fans o no. Era il 2017, giusto? La Warner stava costruendo il suo universo condiviso in tutta fretta e aveva già preso diversi scivoloni. Ora c'era da fare un balzo in avanti, anzi un salto nel vuoto e mandare la palla in buca. O almeno queste erano le intenzioni, purché si facesse in fretta. Che dire dunque di Wonder Woman, film diretto da Patty Jenkins e interpretato dalla modella Gal Gadot, che avrebbe dovuto conferire spessore al personaggio di Diana, principessa amazzone già presentata, velocemente, male, praticamente cacciandola dentro a forza nel controverso Batman v Superman di Zack Snyder. È un'onomatopea che riassume abbastanza bene la questione. La regista Patty Jenkins aveva esordito nel 2001 dirigendo un cortometraggio intitolato Velocity Reuse, in cui una casalinga scopriva un tratto di possedere dei superpoteri e si trovava contesa tra la nuova vita d'eroina e la cura della propria famiglia. Nel 2003 debuttò al cinema dirigendo Monster, interessante lettura della storia vera di Eileen Wuornos, nota per essere stata una delle poche serial killer donna delle cronache americane. L'approccio di Patty Jenkins, autrice anche della sceneggiatura, scardinava gli stereotipi con cui il personaggio di Wuornos era stato narrato fino a quel momento e le conferiva una psicologia più profonda. Mostro, forse, generato da una società noncurante e sessista, serial killer o pluriomicida, considerato che i delitti di Eileen non erano propriamente rituali psicotici, ma erano volti prima di tutto alla sopravvivenza e a derubare gli uomini che uccideva dopo averli adescati. C'era inoltre l'elemento di vendetta femminile sul mondo patriarcale che l'aveva violentata in gioventù, negandole ogni possibilità di giustizia e relegandola al ruolo di semplice oggetto sessuale. Un mostro per cui si poteva provare empatia oltre che semplice compassione. È una rilettura provocatoria, quanto legittima, di un personaggio della cronaca nera che fino a quel momento era stato descritto come l'ennesimo babau metropolitano privo di umanità. Monster è in effetti un film riuscito, crudo e disturbante, premiato con l'Oscar alla sua protagonista, l'attrice Charlize Theron. E dopo? Sarebbero passati 6 anni prima dell'arrivo di Wonder Woman. Patty Jenkins era stata salutata come una promessa del cinema e possibilmente si pensò fosse adatta a dare nuova forma alla principessa amazzone sul grande schermo, considerato l'amore di Jenkins per la vecchia serie televisiva con Linda Carter e i tanti contenuti culturali di cui Diana era sempre stata portatrice. Creata nel 1941 da William Moulton Marston, ideologo del femminismo, benché uomo, paladina di una visione trasgressiva in grado di rovesciare i ruoli di genere, simbolo velato di una riappropriazione femminile dell'eros e della rottura di catene sociali che ancora pesavano e pesano sulla donna fin dall'inizio della storia umana.
C'è da dire che Patty Jenkins, nonostante il suo interessante esordio, non aveva ancora sviluppato una cifra registica riconoscibile e soprattutto si trovava, dopo Monster, a gestire un tassello di un prodotto seriale pensato per andare a comporre un mosaico su cui non aveva alcun controllo e che doveva affrettarsi a confezionare. Ma com'è, quindi, questo Wonder Woman? Al momento della sua uscita in sala, qualcuno disse «più sì che no». Non vuol dire molto, ma potremmo anche farcelo andare bene. Il punto è che Wonder Woman di Patty Jenkins non è un brutto film. È piuttosto un film anonimo, piatto, cui manca la scintilla che potrebbe farcelo amare. Un difetto, questo, che presto avrebbe preso a contagiare tutti i film a tema supereroi in uscita, compresi quelli targati Marvel, con esiti molto peggiori. Ma si era all'alba del declino, e i precedenti titoli Warner avevano già mietuto abbondanti delusioni. Così il giudizio fu impietoso. Wonder Woman è un filmetto che si può anche bere come un gazzosino, senza troppa attenzione. Non possiede la carica drammatica di Monster, è lontano dai suoi spunti critici, non ci spinge a interrogarci sul bene e sul male, sui concetti di giusto e sbagliato. Tutto rimane in superficie e porta a casa una lezioncina che ormai anche l'ultimo della classe conosce a memoria meglio della vispa Teresa. L'aspetto estetico non è pessimo, ma nemmeno vincente, con la scelta di spostare indietro la cronologia del racconto e ambientarlo durante la Grande Guerra, in mezzo a eserciti dalle divise vetuste e baionette. Nel primo corso delle sue avventure a fumetti, Diana si schierava contro l'asse e le forze naziste, esattamente come Capitan America, nato come strumento di propaganda americana durante il Secondo Conflitto Mondiale. E forse la ragione di questo gioco delle tre carte va cercata proprio lì, nel tentativo, peraltro inutile, di differenziarsi da un titolo speculare già prodotto dalla concorrenza. Come se il problema fosse quello, e Capitan America, il primo vendicatore di Joe Johnston, accolto con sufficienza alla sua uscita, non fosse un film migliore, se non altro per la scrittura e il cuore che riusciva a conferire al racconto. Gal Gadot è a suo agio nel ruolo della principessa Amazzone. Non è brava, ma neppure il disastro che si dice. Un copione diverso, una regia più libera in grado di osare, avrebbero forse potuto darle l'aiuto che le è mancato. Wonder Woman si risolve dunque in un esercizio dalle dinamiche banali che corre verso una meta che non compete né alla sceneggiatura né alla regista. E si vede. Il soggetto era firmato da Alan Heinberg, Jason Fox e Zack Snyder, quest'ultimo già a bordo della corazzata DC Warner, responsabile dei precedenti Man of Steel e Batman v Superman. Di un film dedicato alla Justice League of America si discuteva da anni, ben prima che il trend degli universi condivisi accendesse la miccia della competizione commerciale tra Marvel e DC Comics. Nel 2007 la Warner aveva accarezzato un sogno che riscattasse il parziale fallimento di Superman Returns e portasse nuovamente gli eroi DC al cinema, stavolta presentandoli in un gruppo già consolidato, la Lega della Giustizia. A dirigere il film, con il titolo provvisorio Justice League Mortal, avrebbe dovuto essere George Miller, regista della saga di Mad Max. Lo script narrava del piano ordito dal villain Maxwell Lord, che avrebbe messo i membri della super squadra l'uno contro l'altro, sfruttandone i segreti punti deboli. Il cast doveva lanciare di Superman e Batman completamente nuovi, introdurre Wonder Woman, interpretata dalla modella australiana Megan Gale, allora celebre grazie a una serie di popolari spot pubblicitari, e i personaggi di Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Martian Manhunter. Imprevisti produttivi, tra cui il rifiuto di uno sgravio fiscale da parte del governo australiano che riteneva non fosse stato coinvolto un sufficiente numero di artisti autoctoni per un film che si sarebbe dovuto girare negli studi di Sydney, fecero arenare il progetto e George Miller finì presto con il disinteressarsene.
il cammino del nuovo Justice League, ora inteso come un seguito diretto di Batman v Superman, sarebbe stato a sua volta funestato da eventi ben più drammatici. Zack Snyder era stato confermato alla guida del progetto e aveva già effettuato una larga parte di riprese. Purtroppo, nel 2017, la sua vita fu sconvolta da un grave lutto: il suicidio di Autumn, la figlia ventenne, tragedia personale che costrinse il regista ad abbandonare la lavorazione del film per stare vicino alla propria famiglia. Il brusco allontanamento di Snyder diede una forte scossa alla produzione di Justice League, pellicola già in avanzato stato di lavorazione, ma ancora incompleta. Al di là del dramma familiare del regista, giocavano però altri fattori delicati. Il malumore crescente di molti fans DC, che dopo Batman v Superman nutrivano una certa diffidenza nei confronti dell'estetica di Zack Snyder e della forma che il nuovo film avrebbe potuto avere. L'abbandono di Snyder aveva creato un vuoto nella lavorazione di Justice League e fornito lo spazio di manovra per una brusca virata. A terminare le riprese del film fu chiamato Josh Whedon, acclamato regista di The Avengers per la Marvel, notizia che parve rinfrancare qualche fan, ma la luce di speranza si sarebbe spenta molto in fretta. Whedon rimaneggiò il copione scritto da Chris Terrio e dallo stesso Snyder e richiamò il cast per effettuare alcune riprese aggiuntive che avrebbero modificato, così si diceva, il tono del film in modo sostanziale. In ogni caso, alla fine, la pellicola fu distribuita in sala accreditando alla regia il solo Snyder, mentre Whedon si limitava a firmare la sceneggiatura. Ma, come si dice in Sicilia, consala come vuoi, la zucca è sempre zucca. Distrutto dalla critica, sbeffeggiato dal pubblico, Justice League fu il primo vero e proprio insuccesso commerciale di quello che voleva essere un gemello del grande arazzo filmico costruito dai Marvel Studios. Un mostro di Frankenstein, le cui cicatrici produttive restavano visibili sulla pellicola. Sono divenuti leggenda i baffi di Henry Cavill cancellati digitalmente e con i piedi in post-produzione, poiché l'attore era stato richiamato sul set mentre stava girando Mission Impossible Fallout ed era impossibilitato a raderli per doveri di copione. La donanza degli eroi, cui si aggiungevano Cyborg, interpretato da Ray Fisher, l'Aquaman di Jason Momoa e Ezra Miller, nei panni del velocista Flash, non ha nervo e le dinamiche tra i personaggi sono poco interessanti. Il peccato originale del film è quello di ruotare tutto intorno alla resurrezione di Superman, unico a potersi opporre in modo significativo alle orde aliene venute dal pianeta Apocalypse e al loro condottiero, il demoniaco Steppenwolf. Uno spunto incongruo che generava mille contraddizioni narrative, troppe anche per la sospensione dell'incredulità dovuta a una storia di supereroi. Non basta la nuova caratterizzazione del Superman di Cavill, per pochi minuti trasformato nell'uomo d'acciaio solare e angelico che avrebbe dovuto essere sin dall'inizio. Lo sforzo di correggere il materiale partito male è evidente, ma non salva il film, vittima della fretta, dei ripetuti cambi di rotta e di un Batman, quello di Affleck, che non riesce proprio a guadagnarsi la simpatia degli spettatori. L'insuccesso di Justice League iniziava a socchiudere i battenti del progetto, ma il capitolo sulla Lega della Giustizia non era però del tutto risolto. Qualcosa, in modo sotterraneo, scalpitava per farsi notare. Negli anni successivi all'uscita del film ibrido accomodato da Joss Whedon, iniziarono a circolare notizie sull'esistenza di una pellicola molto diversa. Qualcosa che al pubblico in sala era stato impedito di vedere, ma che vantava un potenziale estetico e una coerenza interna che al prodotto distribuito erano mancate. Materiale tagliato, approfondimento dei caratteri, addirittura personaggi e sottotrame in più. Si trattava della visione originale del regista Zack Snyder, allontanatosi durante la lavorazione senza poter realizzare i suoi effettivi piani. La cosiddetta Zack Snyder's Cut si era trasformata in rete in una gettonatissima leggenda metropolitana, dividendo il pubblico tra chi affermava che non esisteva niente di simile e quanti auspicavano di poter vedere un giorno la Justice League
così come il regista l'aveva davvero immaginata. La Warner Bros. A un certo punto dichiarò ufficialmente di non avere in agenda nessun progetto del genere. Ma le vie del commercio sono farraginose e internet è una potenza che fa paura. Le pressioni dei fans di Snyder si fecero sempre più insistenti, rivolgendo appelli alla produzione, sottoscrivendo petizioni. Alcuni membri del cast aderirono, anche in modo mediaticamente rumoroso, per supportare le richieste del pubblico. Jason Momoa e soprattutto Ray Fisher, l'interprete di Cyborg, il cui personaggio, si diceva, fosse molto più presente nella versione alternativa, anzi, che fosse addirittura il cuore stesso del film. Giunse infine la notizia che, sì, il mostro di Loch Ness effettivamente esisteva, che Zack Snyder era stato richiamato a mettere mano al suo lavoro e che sarebbero state girate anche delle scene totalmente nuove per dare al film maggiore compattezza. Il budget stanziato dalla Warner per la realizzazione delle nuove sequenze, effetti speciali inediti e montaggio rinnovato fu di 70 milioni di dollari. Snyder accettò di non ricevere alcun compenso aggiuntivo, purché il film, dedicato alla memoria della figlia scomparsa, venisse completato. Zack Snyder's Justice League sarebbe stato distribuito nel 2021 sulla piattaforma on demand HBO Max, un film balena della durata di 4 ore. Nel tempo trascorso tra la versione uscita in sala e la director's cut del regista originale, la curiosità intorno al progetto era cresciuta a dismisura. Dopo la visione, il pubblico si sarebbe ulteriormente spaccato tra detrattori ed entusiasti, con un margine intermedio di spettatori dall'atteggiamento tiepido. Sicuramente Zack Snyder's Justice League conferma una volta per tutte le caratteristiche già note del regista. Le sequenze fluviali, ulteriormente dilatate dall'uso sproporzionato dell'effetto rallenti, nel film se ne contano circa una settantina. La pomposità, la prolissità, i colori desaturati, i supereroi visti come giganteschi numi che si muovono in un negozio di cristalleria, non curanti di stare distruggendo più di quanto vorrebbero salvare. Ma su tutto, una megalomania di fondo, suggellata dalla scelta di Snyder di presentare il film con un rapporto d'aspetto in 4/3, ritenuto formato del cinema art house, e dal rilascio di lì a poco di una versione in bianco e nero del film. La trama era sostanzialmente identica a quella della versione vista al cinema. Assenti i toni leggeri inseriti da Joss Whedon e le poche sequenze che tentavano di dare a Superman un carattere più affabile. Anzi, l'uomo d'acciaio riprendeva il suo atteggiamento tenebroso e il nuovo costume nero, ispirato dalla celebre saga a fumetti The Death of Superman, ne aumentava ulteriormente l'incedere da funerale. Una modifica più felice forse consisteva nel look digitale del villain Steppenwolf, l'attore Kieran Hines, qui più mostruoso e alieno. Maggiore spazio veniva dato al personaggio di Flash e a quello di Victor Stone Cyborg, che nella versione stesa acquistava veramente un ruolo più determinante che nell'edizione cinematografica in effetti non aveva. Qualche attenzione in più, senza grandi cambiamenti, era fornita allo sviluppo di Aquaman, mentre Wonder Woman e Batman sembravano invece fare un passo indietro e impoverirsi rispetto alle caratterizzazioni già viste al cinema. Esprimere un giudizio netto nei confronti di Zack Snyder's Justice League alla luce della sua travagliata genesi è praticamente inutile. Ci troviamo davanti a un prodotto realizzato per i fans, molti dei quali lo avevano fortemente voluto ed erano pronti ad accoglierlo perdonando qualunque difetto. Chi ama il genere e i protagonisti coinvolti potrebbe sentirsi intrattenuto nonostante le oggettive lungaggini e quei tradimenti formali dei characters che per Zack Snyder sono ormai un marchio di fabbrica. Ricordiamolo, lui capisce i supereroi meglio di chiunque altro e li eleva a raffinata espressione artistica. A fare le pulci al film da contestare ci sarebbe tanto,
l'esasperante e inutile lunghezza di molte sequenze di combattimento che si sarebbero potute ridurre a favore di una narrazione più equilibrata, l'inserimento forzato di personaggi che non aggiungono nulla alla trama, svolgendo funzione di mero fanservice, su tutti la presenza del Joker di Jared Leto, visto in Suicide Squad, e qui richiamato per apparire in una scena onirica totalmente superflua. Martian Manhunter, inserito in modo talmente goffo da risultare addirittura dannoso per la logica del racconto. Le polemiche, intanto, si erano tutt'altro che concluse. Qualche tempo dopo, nel luglio del 2022, la rivista americana Rolling Stones avrebbe pubblicato un articolo in cui si denunciava l'uso massiccio di account falsi creati a bella posta per sostenere l'hashtag Release the Snyder's Cut. L'analisi del magazine, svolta su commissione della società Warner Media, riportò che almeno il 13% dei presunti sostenitori del lavoro di Zack Snyder si erano rivelati essere dei bot. Un intervento fraudolento mirato a gonfiare i numeri di una richiesta reale, ma non travolgente come sembrava. Secondo queste informazioni, tuttora oggetto di dibattito, sarebbe dunque stato lo stesso Snyder a manipolare la campagna a favore della sua versione del film, sulla quale si stendeva adesso un velo di inquietante ambiguità. Zack Snyder's Justice League si era comunque guadagnata un rispettabile zoccolo di sostenitori, tanto da far partire un nuovo movimento di opinione in rete mirato a ripristinare lo Snyderverse. Ad oggi, però, la Director's Cut di Justice League sembra destinata a rimanere un caso isolato. Le produzioni successive della Warner, ispirate al materiale DC, Aquaman nel 2018, Shazam nel 2019 e Birds of Prey nel 2020, confermarono la ricerca di orizzonti estetici completamente diversi, fino al definitivo colpo di spugna. Ma questa è un'altra storia, e per quanto ci riguarda, c'è ancora un pezzo di strada da percorrere. Eh sì, ci stiamo avvicinando al gran finale di questa gloriosa rubrica. Infatti, per come la vedo io, ci sono dei film che possono essere visti come colonne d'Ercole della cinematografia ispirata ai fumetti e che rappresentano un punto di svolta storico in cui sarà possibile fermarsi e tirare le somme. Ma non siamo ancora arrivati al traguardo. Ancora non so neppure dire quanti episodi saranno necessari. Lo scopriremo vivendo. Nel frattempo, se siete arrivati fin qui e apprezzate gli sforzi che faccio per confezionare questi show, potete supportarmi in vari modi. Per prima cosa, mettendo un like e iscrivendovi al canale. Poi potreste donare qualcosa su Tipeee, magari abbonarvi per un paio di euro al mese. La somma è libera e in ogni caso vi aiutereste a tirare avanti. Se l'argomento vi interessa e volete approfondirlo, potreste acquistare i miei due volumi dedicati alla storia dei cinecomics, intitolati Un'altra storia di cinema e fumetti, sul sito di Bisso Edizioni. Oppure donare un fumetto alla biblioteca di Altroquando dalla mia lista dei desideri Amazon. Trovate tutti i link per supportarmi in descrizione a video. Vi ringrazio per la visita e per l'ascolto, siete meravigliosi. E vi do appuntamento al prossimo capitolo. Difendete i vostri sogni. Noi ci vediamo, come sempre, in un altro quadro.